Il ponte nuovo sulla tangenziale di Padova, che sostituisce quello che era veramente in immediato pericolo di crollo, messo malissimo, è stato, come si dice in gergo, varato. Tonnellate di acciaio speciale arrivate su trasporto eccezionale dalle officine Zara di Dolo, sollevate da una gru potentissima zavorrata per 130 tonnellate. La gru ha girato di 90 gradi l'impalcato e lo ha posizionato sui nuovi piloni di cemento armato. Il manufatto made in Veneto di 50 metri per 12 è la nuova metà del ponte della tangenziale sud di Padova su via Vigonovese. Dopo settimane di lavori il cantiere del comune è arrivato al culmine. Posizionato il ponte, tutti i lavori poi per trasformare quello scheletro in quella che sarà la futura strada. Si vedono anche le differenze costruttive, il nuovo ponte ha dei piloni in acciaio e delle sponde ben più robuste del ponte di fianco, che è ancora quello vecchio. Momento emozionante al quale non mancano i pensionati, appassionati di cantieri, alcuni muniti di reflex, ma ci sono soprattutto i negozianti di camin in pensiero per le loro attività. È questione di ancora poche settimane per loro e per gli automobilisti in transito sulla tangenziale. Dopo i restringimenti, le demolizioni e le deviazioni, dal 19 agosto l'impalcato di acciaio verrà preparato e asfaltato. Ai primi di settembre la riapertura al traffico su 4 corsie. La prossima estate però si dovrà ricostruire anche l'altra metà del ponte e non sarà l'ultimo intervento di messa in sicurezza di ponti e cavalcavia cittadini. Noi in lista abbiamo 8-10 ponti da sistemare per mantenere le condizioni di sicurezza ed efficienza. Serve un piano nazionale per aiutare i comuni. Dopo una denuncia di una cinquantenne inseguita da quella che ritiene essere un maniaco in un parco di Treviso, il sindaco di Treviso afferma che aumenteranno i controlli. Era un ragazzo giovane anche, mi ricordo anche dei tatuaggi, aveva degli occhiali da vista, aveva la barba incolta e poi io sono fuggita via. 30 anni o poco più, capelli radi, barba incolta, spalle tatuate. Dopo la tentata violenza sessuale caccia al maniaco del parco dello Storga, che ieri alle 3 del pomeriggio ha terrorizzato una donna. La signora stava facendo la consueta camminata nel parco, polmone verde a due passi dalla città, quando le si è parato davanti quest'uomo completamente nudo che, sussurrando oscenità, la rincorsa cercando di raggiungerla ed afferrarla. La donna è riuscita a scappare chiedendo aiuto ad una coppia che si trovava negli orti urbani del parco. Mi ha sinceramente scosso, perché mi chiedo, se non fossi stata vicina a delle persone, cosa avrebbe fatto questo. Un episodio grave, afferma il sindaco di Treviso Mario Conte, che oggi si è attivato per potenziare i controlli della polizia locale. Il comandante Gallo ha già disposto un servizio di pattuglia in borghese per individuare il maniaco e rendere sicure le zone come il parco dello Storga, appunto, dove tante donne praticano attività fisica. Quando succedono queste cose bisogna intervenire immediatamente. Noi aumenteremo i controlli e già in queste ore lo stiamo facendo con la polizia locale per vedere se, in base alle indicazioni della signora, riusciamo a rintracciare questa persona. Ma è fondamentale avvisare subito le forze dell'ordine. L'appello in questo momento è quello di prestare attenzione, magari evitando i luoghi più isolati. Mi farò anche parte attiva nei confronti della provincia, perché vengano fatti anche dei lavori di sistemazione e di manutenzione del verde, in modo che la visibilità possa migliorare. Però quello, l'impegno che ci prendiamo noi come Comune di Treviso, è quello di aumentare i controlli in tutti quei luoghi, come il Parco dello Storga piuttosto che la Restera, che sono anche quei luoghi dove le donne giustamente vanno a fare attività fisica e molte volte possono trovarsi anche da sole. È ovvio che le voci però girino e chi frequenta quel parco solitamente si trovi a essere piuttosto preoccupato. È una cosa che speravo non si verificasse in questo antro, perché per me è una novità, però è possibilissimo, perché controlli non ce ne sono d'altra parte, tutto non possono controllare. Il parco è molto grande, i sentieri sembrano sentieri di montagna, no? Di pianura, tra l'altro sono anche mal tenuti, perché ci vorrebbe un po' di manutenzione anche nei sentieri. Comunque si prestano a imboscate, diciamo così, ecco. Ho sentito altre volte, altri anni.
Ecco, di episodi simili di persone. Simili perché c'è il bosco, c'è tanto verde, c'è possibilità di nascondersi e quindi anche magari di fare agguati come in questo caso. 3-4 anni fa ho sentito che ci sono stati episodi del genere, che infatti delle signore della spaventa. Qualcuno proprio passava di qua e dopo, visto che erano qua noi altri, si era tranquilla. C'è da essere un po' guardinghi, diciamo, da girarsi magari nei sentierini laterali. Io sono sempre andata anche da sola a camminare nei sentieri laterali, al mattino, al pomeriggio, anche verso sera. Non ci addentriamo mai nei vicoletti, usiamo sempre le strade percorribili. Però nei sentieri secondari lì c'è veramente il polmone di verde dove uno dovrebbe trovare maggiore refrigerio, diciamo. Io qua non ho mai visto nessuno, non so se ci sono vigili, eccetera. Ci sarebbe bisogno di una maggiore attenzione. Sì, come ci sono i cosiddetti vigili di quartiere, mi pare, o comunque delle sentinelle, e potrebbe anche essere istituire qualche presenza, sì, magari in fasce orarie un po' più a rischio. Ci sono poi dei momenti in cui le amministrazioni comunali non possono far altro che prendere atto di situazioni che sembrano essere insanabili, allora passare a quelle che sono le difese passive, diciamo assi e fil di ferro e filo spinato. Filo spinato e catenacci alle porte per non far entrare nella casa del buco di via Rizzardi a Marghera tossicodipendenti e spacciatori. Un provvedimento atteso dai cittadini esasperati che ogni giorno assistevano al via vai di gente che approfittava dello stabile per consumare droga o venderla. Ed oggi i dipendenti del comune di Marghera hanno cominciato a portare via la montagna di rifiuti nella casa della vergogna, come era stata soprannominata. Nel retro dello stabile resta ancora un'auto bruciata, come un cappellino giallo appoggiato ad un ramo del giardino diventato pattumiera, segno che fino a qualche ora prima la palazzina era ancora abitata da persone. A terra quel che resta delle siringhe usate, una processione di tossicodipendenti che neanche le numerose operazioni delle forze dell'ordine avevano interrotto. Questa volta sembra essere la volta buona, come spiega l'assessore alla sicurezza Giorgio D'Este, presente alla chiusura della casa del buco. Va detto che però è una situazione che si presentava in maniera decisamente complessa, dove abbiamo messo in maniera chirurgica mano a quello che era il tema, arrivando sino ad oggi, quindi con la pulizia interna ed esterna dell'intero sito, e in questo senso mettendola in sicurezza con delle reti elettrosaldate e del filo spinato a un'altezza molto alta, in maniera tale che non possa creare nessun tipo di pericolo. Filo spinato e reti elettrosaldate per respingere i vecchi consumatori, sperando che le barriere possano reggere ai prossimi assalti. L'assessore si dice convinto che non accadrà, ma ora altre zone della città potrebbero essere a rischio. Questo ci auguriamo che non sia una situazione temporanea, ovvero che non crei motivo a chi l'ha frequentato fino ad oggi questo posto per trovarsi poi altrove. Speriamo che attraverso attività anche di opere dei servizi sociali, insomma, si riesca a incidere meglio su quello che è il fenomeno soprattutto dei consumatori, che conferiscono la principale domanda rispetto all'offerta che abbiamo su questo mercato, un mercato che colpisce tutte le città d'Italia, ma noi dobbiamo partire da casa nostra. Una breve pausa, poi ci rivediamo.